Matilde Hidalgo, nata nel 1889, morta nel 1974, medico, poetessa e attivista. Prima donna a esercitare il diritto di voto in Ecuador e la prima a ricevere un dottorato in medicina. Il prete aveva detto che potevo assistere alla messa, la mia anima ne aveva bisogno, ma fuori. A due passi dalla porta della chiesa, da lì potevo sentire e lavarmi la coscienza. Non ero degna di entrare. Studiavo al liceo. Era una roba sporca, come nominare il nome di Dio invano. Studiavo al liceo e le brave donne non lo fanno. Per questo le brave madri di Loja proibivano alle loro brave figlie di fare amicizia con me. Sono stata la prima donna laureata di Loja, sono stata la prima donna dell'Ecuador a prendere il dottorato in medicina, la prima a diventare una professionista. Sono stata la prima a pretendere il diritto di voto e mi hanno detto no. Allora ho preso la Costituzione e gliel'ho messa davanti. Dove è specificato che le donne non possono votare? Qui dice che bisogna essere cittadini ecuadoregni, che bisogna essere maggiorenni, non c'è scritto uomini sì, donne no. Mi mostrate dove è specificato che se sei donna te ne stai a casa? Tanto per sapere. Sono stata la prima a votare e dopo di me tante, tante altre. Sono stata la prima donna eletta al congresso del mio paese, la prima eletta in America Latina. Sono condannata a essere la prima, che è bellissimo, perché segnare il sentiero che altri percorreranno dopo di te è grandioso, ma che fatica. Quando a Loja mi hanno eletta mujer illustre, mi sono fatta una gran risata. Avrei voluto dire, sono sempre quella, sapete? Quella che le vostre figlie ben educate non potevano frequentare, quella che stava fuori dalla chiesa perché non era adeguata, quella che i vostri maschi arroganti non avrebbero mai sposato, sono io, sono Matilde. Adesso vi va bene? Sono la prima, sono la donna illustre di Loja, ma se penso a chi dovrebbe essere la donna davvero illustre, mi viene in mente nostra madre. Nostra madre Carmen Navarro, rimasta vedova giovane con sei figli da tirare su, che ha fatto la sarta per mantenere la famiglia, che la fatica, ma fatica vera, l'ha conosciuta bene. Nostra madre, che abbiamo adorato perché era forte e piena d'amore. Mia madre Carmen, che quando le hanno detto che era una vergogna avere in casa una femmina che studiava, non ha neppure risposto. Che quando mi ha visto stare fuori dalla porta della chiesa, mi ha detto, andiamo a casa. E mentre camminavamo per strada, senza pronunciare una sola parola, mi ha fatto sentire quanto era fiera di me. Hedy Lamarr, attrice, una delle donne più belle di Hollywood, il primo nudo del cinema, inventrice nel 1942 di un sistema di comunicazione segreta alla base della telefonia moderna. Quello che mi pesa di più? Per tenermi lontana da un dittatore pazzo e da un marito opportunista, ho dovuto prendere un piroscafo per gli Stati Uniti e abbandonare tutto. Capisco perché mi hanno accolta a braccia aperte. Ero bella, davvero bella, come dicevano, la donna più bella del mondo, che è esagerato, ma rende l'idea. Tutti erano innamorati di me, di quella dello schermo. Se vogliamo spiegare proprio bene, io ero l'austriaca, la diversa, quella che non ci si poteva fidare. I miei personaggi andavano bene, ma io, Hedy, nemmeno un poco.
Non so cosa avrei fatto perché mi accettassero. Per questo ho pensato che dovevo fare qualcosa quando la guerra, in un modo o nell'altro, mi ha raggiunta. Avevo studiato ingegneria e avevo un cervello che funzionava bene. Ho trovato il compagno d'avventure giusto e alla fine lo abbiamo fatto. Il nostro brevetto numero 2.292.387. E a me sembrava davvero di avere donato qualcosa di importante alla mia nuova terra, qualcosa che poteva salvare vite e che forse poteva contribuire a fermare quella follia, la guerra. Cora Slocomb, 1862-1944, educatrice e filantropa, fonda in Friuli 7 scuole di Merletto per dare alle ragazze indipendenza economica. Stamattina Delalmo mi ha portato un mazzetto di trifoglio, poche foglie e qualche fiore. Mio marito sa quanto amo il trifoglio. È il primo disegno che insegno alle future merlettaie. Ma signora, mi ha detto un giorno una di loro, è il quadrifoglio che porta fortuna, mica questo qui. Io ho sorriso e non le ho risposto, ma magari un giorno glielo spiegherò, come ho spiegato tante altre cose alle mie ragazze. Prima fra tutte, che una donna deve avere l'indipendenza economica, che è quella la partenza per tutte le rivendicazioni, la strada per arrivare alla conquista dei diritti che ci spettano. Come può una povera donna che non ha nulla di suo, aver voglia e testa per combattere? Ogni giorno glielo ripeto, anche alle bambinette di 6 anni. Quelle che vanno a casa, che insegnano ciò che hanno imparato alle madri bloccate dalla malattia o da parenti padroni. Ma le mie bambine saranno libere, lo so, non saranno mai come Maria, povera anima. Tutti abbiamo bisogno di una possibilità, come le mie merlettaie, che hanno scoperto che una donna può essere cose diverse e avere desideri, gioie e vita, non essere una bestia da soma e basta. Quando spiego loro i lavori, dico sempre che anche il più semplice è frutto di amore e impegno e che anche il meno caro salva una donna dall'indigenza e le regala la speranza nel futuro, per lei e per i suoi figli. Non posso spiegare al mio bambino che vita gretta è stata la mia fino a ieri. Prigioniera in casa, come una schiava orientale, e non di vere catene, ma di discorsi stupidi, di mediocrità, di bassezze, chiacchiere inutili, di fantesche bugie. Quante donne vivono come ho vissuto io, quante, e alcune scelgono la fuga eterna del suicidio. Altre, e sono tante, soffocano la loro mente e il loro istinto in nome del sacrificio che la donna deve compiere per essere davvero donna, moglie e madre. Perché? Chi lo ha stabilito? Il sacrificio, questa frottola che ci raccontano per farci stare buone. Mai più la voglio sentire, mai più voglio sottostare alla volontà di un uomo o di una società che pensa per me. Via, via, via adesso, subito, via verso una nuova vita. Diversa, e se sarà faticosa, sarò felice, perché la lotta è meglio dell'apatia. Colette, scrittrice, attrice, donna libera. Oh Parigi, che era strade, teatri, viali lunghi, piazze incredibili, musei, caffè, ristoranti, negozi. Oh Parigi, che giostra! Parigi, che era la prima volta, che avevo 20 anni, un cappello tondo, un marito nuovo nuovo che mi aveva detto che ti piacerà, Gabrielle. Già, perché ero ancora Gabrielle. Gli occhi tondi come il mio cappello, le trecce lunghe per tutta la schiena. Oh Parigi, c'erano un sacco di feste anche, e Willy, quel marito più grande di me, ci andava solo, mentre io passavo le giornate a leggere. Willy non era un tipo fedele, e ho imparato che per amore non si soffre e non si muore, che l'amore è una seccatura se non ti fa star bene, e anche se fa star bene. Qualche volta, con l'amore bisogna tenere le distanze, anche se ti innamori ogni 5 minuti come faccio io. 20 pagine per domani, sicuro, per me. Prima di uscire, guardati allo specchio. Togli qualcosa. Mi piace questa roba che ho detto. Non mi ricordo quando. Uno sguardo, via il foulard. Un nastro, il cappello, una collana.
via la cintura, importante, un amore troppo ingombrante, via l'uomo invadente. Matilde Serao, nata nel 1856, morta nel 1927, scrittrice e giornalista, è la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano. 6 volte candidata al Nobel, non lo ha mai vinto. La vita è dura assai. Se poi sei donna, ancora di più, tutti ridono quando dico che la colpa è della gonnella. Se non ci fosse questa, per noi sarebbe più facile. Ah, nascere uomo. Vabbè, andiamo avanti, che la carta mica si scrive da sola. Da quanto tempo scrivo? E chi ha tenuto il conto? A me piace da sempre. Anche se da bambina ero selvaggia, mi piaceva giocare, correre, leggere e scrivere. Mi importava niente, povera mamma, quanto l'ho fatta disperare. Quando si è ammalata ero terrorizzata che morisse e allora ho pensato che dovevo fare un sacrificio grande perché guarisse. E che sacrificio era più enorme che mettersi a studiare? A mamma, questo articolo piacerebbe e mo lo scrivo a suo gusto, che le fiabe di Gozzi erano la sua passione. Che donna, mamma! Se non avesse avuto la gonnella, stava fresco papà a portarla via da Patrasso. Ancora lì eravamo e lei non si sarebbe consumata di nostalgia. Mi manca tanto. Per questo ho chiamato Paolina la figlia di Edoardo e di quella povera anima, tutti a dirmi: ma che brava, ma che cuore, tiri su la bambina di tuo marito e di quella donnaccia, come se fosse figlia a te, Matilde, come sei buona. E voi? Quanto siete cattivi? Quanto bastardi siete voi a dire sudicerie? Ma vi confessate dopo averle pensate. Quel marito lì l'ho voluto io. Dovevo ragionarci prima io. Gabriele doveva ragionarsi prima di mettersi con un fetente sposato e poi spararsi sulla porta di casa mia. Povera. Pace a lei, poveretta. Ma la ninna me la sono presa. E cresce bene, amore di mamma, alla faccia di chi ha fatto tanto da giudicare, alla faccia di chi non ci ama. Brava Matilde. E mo, a questo punto, come lo risolvi? Sta a vedere che mi torna il mal di testa. Se finisco veloce, domani mattina, prendo la carrozzella e me ne vado a Chiaia, aria di mare e torno nuova, nuova. Anche Evelina stava bene a Livorno gli ultimi mesi. C'era il mare, l'aria buona, un amore giovane. Quella benedetta donna non ha mai saputo trovarsi un uomo come si deve. Ma questo non vuol dire che il primo malamente che passa ti ammazza, è bene così. 11 anni le hanno dato, che schifo, signori miei. Scrivi, Matilde, che è meglio. La maledetta gonnella. Se non ci fosse, saremmo tutte libere. Libere dal dovere, dalla società, da chi ci ha fatto come siamo e come andiamo bene a tutti, uomini e Dio, da un mondo nel quale qualunque cosa facciamo non saremo mai felici davvero. La colpa è della gonnella. Ma se fosse colpa nostra, che della gonnella non sappiamo fare a meno.